sull'aspetto specifico della psicofarmacologia, della farmacologia, del rapporto che le persone che esprimono una sofferenza hanno con i farmaci. Spesso è un rapporto molto controverso, no? Si vogliono prendere o non prendere, si sentono opinioni differenziate a seconda anche degli specialisti dove si va, e magari anche che cosa dice internet, no? Si vede che la verità di internet è assoluta, no? C'è quell'aneddoto che si racconta di un piccolo paese del Galles che subì una profonda crisi legata alle miniere, che fu un grande intervento dell'Unione Europea per sostenere l'edilizia, tutto lo stadio, le scuole, tutto, e dappertutto c'erano manifesti e cartelli che grazie ai contributi dell'Unione Europea questo paese era risolto. E nonostante questo, questi hanno votato per la Brexit. E un giornalista, credo del Guardian, è andato a vedere, ma com'è che avete avuto occupazione, ospedale, tutto, grazie all'Unione Europea. E con l'Unione Europea arrivano gli stranieri. Questo va a vedere, lo straniero che c'era era una polacca, che faceva la badante. Allora questo ha chiesto, ma chi mi ha detto questa roba qua? L'ha detto Facebook. E tutti ci credevano ovviamente, no? Perché questa è la verità della... poi figuriamoci su tutta la partita farmacologica, in particolare su questi aspetti molto delicati e particolari che riguardano il funzionamento di un organo molto complesso, no? Quello dell'Homo sapiens, che resta comunque per molti aspetti ancora piuttosto misterioso, il rapporto con l'intero corpo diventa ancora più complicato, è molto facile trovare dei pareri fuorvianti e in qualche maniera anche piuttosto sia suggestivi sia ingannevoli. Quindi, anche perché poi c'è un aspetto di personalizzazione che lo vediamo nell'esperienza di tutti i giorni, attraverso la quale le persone hanno una percezione del farmaco che è innegabilmente legata alla sua, alla propria storia personale, e che è molto legato anche al funzionamento dell'organismo e dell'ambiente dove le persone sono inserite. Per cui abbiamo deciso, proprio nelle, sapete che noi adottiamo questa prospettiva ecologica sociale, il trattamento di tante problematiche esistenziali, soprattutto dalla questione dell'alcol, ma l'alcol rimane, è uno degli aspetti, non l'unico, sicuramente importante, interferente sul funzionamento dell'organismo, però abbiamo imparato da tanto tempo a tutta una serie di altre problematiche che non è semplicemente l'uso delle altre droghe, ma è anche tutta una serie di condizioni esistenziali difficili e che in qualche maniera anche la psichiatria cerca in qualche maniera di interpretare e di correggere, di intervenire con gradi di soddisfazione a volte piuttosto altare. Cioè un campo, per esempio, stasera fa, rispetto alla concentrazione, cioè la presenza medica questa sera percentualmente è molto significativa rispetto alla presenza nella popolazione generale. Cioè, siamo 20-25 persone, siamo ampiamente sopra la percentuale presente nella popolazione generale. Ed è una presenza medica che da una parte è una valenza professionale, ma che vive anche una condizione esistenziale e esperienziale propria di rapporto con i psicofarmaci per se stessi o per un proprio familiare, che ponendosi alcuni quesiti anche di ordine generale piuttosto complesso. Allora, noi riteniamo che questo aspetto specifico obblighi in qualche maniera a un confronto serrato in un processo educativo
che ci permetta di diventare cittadini un po' più competenti e obbedienti anche in senso, diciamo, biblico, obbedienza del sacrificio di Isacco, cioè fidarsi, perché l'essenza del sacrificio di Isacco, come Kierkegaard ha sottolineato e Derrida poi ha riscritto che cosa ha detto veramente Dio ad Abramo fuori giornalisti, questo è il titolo di questo suo libercolo molto istruttivo, implica che dobbiamo imparare un pochino a fidarci in maniera competente, non una fiducia cieca, ma una fiducia che aiuti un po' anche a chi fa ricerca, a chi cerca di approfondire questi aspetti, possa trovare in cittadini competenti e non supinamente obbedienti, ma fiduciosi nel quello che è frutto della ricerca, anche un punto importante di approfondimento per capire quali sono poi gli elementi che in qualche maniera possono aprire anche nuove strade per lenire le sofferenze delle persone, per cercare di stare un pochino meglio, mettendo insieme una serie molto piuttosto variegata di interventi, no? Senza negare nulla, cioè se noi parliamo di ecologia sociale non è che neghiamo il biologico, tutt'altro, abbiamo grande rispetto, noi siamo bios, la vita è biologica, anche quando parliamo di spiritualità non parliamo qualcosa di mentalistico, di estraneo al biologico, è una componente fondamentale nei seminari che adesso stiamo portando avanti alla domenica, una volta al mese, stiamo cercando di approfondire tutto questo aspetto della archeologia della vita, del nostro rapporto con i batteri, per esempio, no? Con il microbioma, altro elemento sicuramente di grande prospettiva, no? Che sicuramente potrà in futuro aiutare a o confondere, chi lo sa, no? Però questi aspetti credo che sia importante tenerli presenti, approfondirli e in qualche maniera aiutarci a capire quali sono i fattori positivi, utili, quali sono i limiti e che cosa ciascuno di noi può fare perché quei limiti legati anche a come ogni scienza è limitata, se no diventa un dogma, quindi alla necessità di approfondimento, di studio, di ricerca, no? Ed esperienzialmente che cosa noi possiamo fare per migliorare e quindi chiaro che chiediamo alle persone esperte che hanno esperienza di ricerca di aiutarci a comprendere fino a che punto siamo arrivati, con Lucio prima ci siamo un attimino trovati, no, per così un po' inquadrare, se Lucio vuoi tu un po' adesso. Io ricordo delle figure. Questa è la frase tipica di Lucio, Tu mi prendi un contropiede. Cioè, abbiamo parlato di molte cose nella mente, no? Ne stavo parlando con lei veramente, cioè, che è una psichiatra per lui, ho scoperto, cioè di come sia... Aspetta che la guardiamo bene. Comincia subito a frase. No. Giuro, ricordo più una cosa. È diventato io. Cioè, di questa difficoltà e di questa, diciamo, rigidità più che altro che molti di noi hanno riscontrato, allora, un organo, non dico sconosciuto, ma insomma, di cui poco ancora si conosce, che è il cervello e le sue
suoi meccanismi reali, e però quindi una farmacologia, anche quella che si basano su, che però da qualche parte, cioè secondo me, diciamo, un certo tipo di psichiatria o anche di scuole, no? Cioè, il terapeuta ti dà come un fatto, cioè, è quello che mi suggeriva lei, cioè c'è bisogno della certezza anche da parte del terapeuta di tranquillizzarsi, per cui il farmaco viene, come dire, no? Passata come una garanzia che quello è il farmaco da prendere assolutamente, c'è poco da discutere. Su questo invece, cioè, visto le variabili individuali, questo è, poi ti chiedo, cioè, chiaramente c'è un discorso statistico evidentemente, no? Che bisogna fare in ricerca, non c'è niente altro. Però, cioè, sono così tante le variabili individuali, no? Cioè, che è difficile. Cioè, i farmaci sono sempre, cioè, sono quelli, se poi cominci ad associarli, appunto, come si diceva con lei, il casino diventa ancora di più grosso, no? Quindi, quello che diciamo che più colpisce, questa invece, forse un po' obbligata, come dire, rigidità nell'offrire questa offerta che ti fa la psichiatria, no? Sull'uso di questi farmaci, ecco. E anche poi, se vogliamo, come segue poi la psichiatria, quella diciamo ufficiale, quella che non parliamo della privata, quello che ufficialmente ti può offrire un seguito, ecco. Cioè, trovo che su questo ci sia molto da discutere, no? Questo era uno dei vari pensieri che ne abbiamo avuti anche, ma mi sono perso parlando con lei, non ricordo più. No, questo può essere una partenza, cioè questa, cioè, come si sviluppa una statistica, diciamo per te Piero, che più un pane, ti chiedo, cioè, come si sviluppa uno studio, una ricerca su un farmaco, un nuovo farmaco, sulle associazioni dei farmaci, che secondo anche la tua opinione, che penso che anche tu avrai dei dubbi, suppongo, no? Cioè, e secondo te come ti risistemi questi dubbi? No, perché l'altra volta era emerso che nessuno si voleva sistemare i dubbi, te li avevano passati. Allora, innanzitutto, non so, facciamo una riflessione, tanto tutti i farmaci che abbiamo, non c'è nessuno che curi la depressione, curano i sintomi della depressione. Ok? La depressione è provocata da un sacco di cose. Allora, cosa si fa? Come funziona la cosa? La cosa funziona che, per esempio, non so, studiando, eccetera, vediamo che se facciamo una serotonina, che è molto importante per alcune cose, eccetera, e dicono, porca miseria, allora sta attento. Visto che questa qua potrebbe essere utile anche per la depressione, aspetta che tiriamo fuori un farmaco che ha delle determinate caratteristiche. Adesso i computer servono molto per il semplice fatto che hanno trovato delle proteine su cui questi farmaci vanno, si attaccano, e quando il farmaco si attacca su queste proteine si attaccano già delle sostanze endogene che magari ce ne sono di meno o ce ne sono di più, oppure anche il recettore può avere dei problemi, questa proteina può avere dei problemi, e naturalmente quando il ligando endogeno o quello che noi gli diamo si attacca, dentro la cellula succede qualcosa, ok? Cioè non è che succedono cose strane, La cellula funziona di più o funziona di meno, non è che cambia connotati, ok? I farmaci sono cose che vanno su un processo biologico e modificano la velocità con cui questo processo avviene. Non è che ci sia cosa, o in più o in meno. Ci siamo? Allora, naturalmente, visto queste robe, faccio un po' di prove in vitro, eccetera, e vedo, ma finire là, guarda, succede dopo che va su questo, allora potrebbe interessarmi. Allora comincio a farlo sugli animali. No? Faccio sugli animali e faccio determinati test, che ne so, per esempio
voglio vedere, metto l'animale su una condizione di paura, di ansia, e vado a vedere se dandogli questa determinata sostanza l'ansia gli passa, cioè per esempio rimane su un posto dove non vorrebbe rimanere. Allora a quel punto là faccio un salto, dico vabbè dai, ho visto tutto questo, presento al ministero un pacco di carte alte così, perché ovviamente voglio capire dopo se arriva, perché cioè, un conto è metterlo sulla cellula, un conto dire lo prendo per bocca, voglio che mi vada a finire sulla cellula là, ok? Ci sono problemi enormi, poi voglio capire quanto mi dura, perché se magari mi dura 10 secondi non va bene, d'altronde se mi durasse per 60 giorni vedete che problema c'è. Ecco, insomma, tutte queste cose, quando ho tutte queste cose, diciamo, dai, andiamo sui uomini. Ok, allora presento il ministero mi dice sì, prova. Allora comincio, mi prendo 15-20 persone che stanno bene, che sono sane, che non hanno niente, ok, che non hanno quella malattia là, che non sono depressi, che non hanno i criteri della depressione, e provo, ok, provo per vedere se succede qualcosa. So, ogni tanto qualcosa succede, non so se avete sentito un anno o due fa che hanno dato una analgesi qui in Francia che doveva essere una stupidaggine e ne sono morti 4-5, per cui chiudi i baracchi curativi, ok? Allora ammettiamo che la cosa ci vada bene, allora cominciamo un piccolo gruppo di pazienti che ha quella determinata malattia, o qui ho presentato qui i sintomi. Qui comincia per il bello qual è? Il bello è che la legge non mi dice guarda che devi prendere pazienti particolari, no, tu cerchi di eliminare tutti i problemi. Quali sono i problemi? Beh, per esempio i bambini e i vecchi sono un problema, i bambini hanno una risposta, più risposte diverse, i vecchi hanno anche loro risposte diverse, però hanno anche malattie, e questo qua mi confonde la cosa. Dopo, per esempio, sarebbe bene eliminare le donne, come mai? C'è il ciclo, ci sono tutti quei problemi là, cosa vado in cerca, eccetera. Allora poi ammettiamo che non abbiamo problemi, ammettiamo che effettivamente, non so, vado bene sulla pressione, gli faccio una scala, gli faccio qualcosa, eccetera. Allora comincio a marcare il numero e via, eccetera. Quando ho dato un numero abbastanza bello, eccetera, quelli sono risultati buoni, intanto pubblico su qualche bella rivista, dico che va bene così, lo porto agli organi competenti e questi qua me lo approvano. Ci siamo? Non metto in commercio. Ok? Cioè, le prove mi hanno fatto vedere che va bene. Dopo come va? Non va così bene, come mai? Perché non è che se mi arriva un signore di una certa età posso dirgli no, no, niente, questo qua è solo per quelli, eccetera. Se mi arriva una signora non è che posso dirgli no, perché guarda che hanno fatto le prove, eccetera. Per cui dopo un anno, due, tre, eccetera, vedo cosa è stato fuori, e qua abbiamo dei casi clamorosi, cioè dei farmaci che erano partiti come antipsicotici, come antidepressivi, sono diventati antipsicotici, ok? Oppure, non lo so, oppure per esempio sono diventati per le compulsioni, per il dolore neuropatico, ne abbiamo visti di tutti i colori, e quello che avevamo pensato è nel dimenticatoio, non serve più, ma noi potremmo citare esempi da morire. Quindi vedete che veramente non voglio dire che è una cosa da cieca, però nonostante questo abbiamo questi risultati strani. D'altronde altri sistemi, almeno finora, non è che ce ne siano, perché capirete che da lavorare col computer, con questa molecola che mi sono ormai, la vedo in tutte le dimensioni, e vedere questo che ci lamento a darglielo il signore XY, c'è il mondo. Non so, era questo che volevi o... Oh. Oh, certo, cioè, quindi la Chiara, insomma, era quello che vive, sia chi ha questo tipo di malattia sa che
appunto, cioè, io parlo diciamo, dei limiti, no? Che diventano certo. Personali, no? Mi interessava appunto capire come penso fosse un limite anche di chi lavora per fare queste cose, no? Cioè che è di questa, cioè, che a volte si cozza invece chi dopo invece ti spaccia il farmaco. Beh, come in maniera molto rigida, era su questo che volevo entrare. Lì si va a mode. Sì, sì. Ok? Cioè come suggeriva prima il nostro amico Marco Mini, si diceva adesso questione dello stomaco, dell'intestino, il microbiota, eccetera, questo chilo e mezzo di batteri che tutti quanti abbiamo, sono responsabili di tutto, e il Parkinson è perché è cambiato, anche l'Alzheimer, eccetera. L'autismo. Beh, l'autismo è una cosa vecchia, ma insomma... La depressione, eccetera, insomma, certo. Tutto come dicevo l'altra volta, per le nostre malattie qua, purtroppo per non lo so, l'80, 70, 90% di noi ha tutte caratteristiche per sviluppare una psicosi, o una depressione, o un bipolarismo, o del genere. Dopo, come ho detto l'altra volta, fortunatamente la percentuale non è così alta. Come mai? Beh, insomma, di solito le cose vanno abbastanza bene. Certo che naturalmente se ho disgrazie, se ho problemi, eccetera, queste cose possono stare fuori. L'altra volta mi pare che quello che avevamo. Non lo so, vorrei sentire voi adesso più che. Prego. Mi scusi professore. Io mi sono portato la scheda di un farmaco, perché io in seguito alla depressione, distimia, la vena toxina mi ha battuto un'angoscia, però mi rimane una stanchezza, devo stare un giorno e mezzo a letto. Ogni volta che prendo il farmaco? No, io la prendo costantemente. La vena toxina? Sì. Però così, mi aveva incuriosito un farmaco che si chiama Modafinil, interpellato oltre che al CSM psichiatri e neurologi privatamente per capire se anche le mie apnee potevano essere una concausa di questa fatica continua, e ho visto che il Modafinil probabilmente è proprio in linea con quello che lei ha appena detto circa le varie funzionalità che un farmaco nato per un qualcosa poi. Perché vedo che il Modafinil va bene sia per il deficit di attenzione, per la narcolessia, chiaramente, Parkinson, schizofrenia, disturbi relativi all'affaticamento, che era una cosa che mi aveva, e depressione, oltre che per la narcolessia. Sì. A questi livelli qua, visto che più professionisti non danno su questo farmaco una risposta per la mia domanda, la faticano. E nonostante ci sia una letteratura che io parlo, cinquantina di autori, uno cosa deve fare? Perché oltre all'esempio che ho avuto nella mia vita di interpellare nell'arco di un mese tre autorini diversi, tre pareti diversi. Certo. Io di... Allora, vedete, come vi dicevo prima, il problema è che noi abbiamo dei farmaci che vanno a curare i sintomi, non curano la malattia. Allora, in tutte le malattie che lei mi ha citato, c'è, quando lei va a attivare un neurotrasmettitore, questo è dentro un determinato circuito. Ecco, naturalmente tutte le malattie che lei mi ha elencato fanno parte di diversi circuiti, per cui è vero che effettivamente sì, aumenta la tensione, ok? Viene prodotto per i bambini ipercinetici da buoni risultati, perché hanno un cervello che non è ancora sviluppato bene, per cui si attivano altri circuiti, eccetera. Dopo, cos'è, per le apnee, eccetera, funziona anche là, perché anche là questo trasmettitore fa, eccetera.
Sì, certo, se io mi prendo dei soggetti con qualcosa, eccetera, qualcosa fa. Questo è il discorso. Hai capito? Però. E mi rimane la domanda, come mai cinque professionisti diversi, di nessuno si è sentito la forza, la responsabilità, non so come chiamarla, di dire beh proviamo a un dosaggio basso, perché prima o dopo io in Svizzera e in Austria me lo prendo, perché cioè, non è che posso restare per tutta la vita in letto, cioè. Ho capito, però io personalmente penso che non troveranno sul giocamento, anzi avrà dei problemi perché va a mischiare delle cose che... Sì, ma come mai? Cioè, se risulta efficace per cinque cose, come mai nessuno dice beh, proviamo? Ecco, no, secondo lei, perché allora, nessuno dice proviamo? Allora, dunque... lei già prende un farmaco di base, sì. Ok? Due veramente. Due, cioè posso. La mettale. La mettale, cioè. E cosa? Bella passina. Bella passina la mettale. Ecco, aggiungendoci un farmaco del genere, la probabilità di avere degli effetti collaterali è molto alta. Ancora, se posso permettermi, lei più o meno avrà la mia età? 70. Vale. Ecco, è un farmaco che è assolutamente sconsigliato alla nostra età. Poi ho provato. Cambierò materasso. Prego? Cambierò materasso. Per dare una svolta alla vita. Ma poi. Nello specifico lì del modafinil, ora non per voler giustificare i colleghi, però non ha l'indicazione, per cui dovrebbe, per carità, potrebbero fare sotto banco, non esiste ancora la comunque, però non è consiglio di fare. I miei amici lo prendono sotto banco per studiare, cioè tanta gente lo prende per studiare, noi che siamo vecchi, quando dovevamo fare gli esami di maturità, questo, quell'altro, insomma, c'erano tanti farmaci che poi sono stati tolti dal commercio, che appunto anche modafinil sotto era anfetamina. No, io non l'ho fatto a tempo, neanche lui. Però mi ricordo. Io mi ricordo il prof nostro che diceva che. Sì, certo. Quando avevo un raffreddore, io mi ricordo mio cugino che studiava, che ha 10 anni più di me, anzi avevo perché è morto poi l'anno scorso, e lui prendeva la vitamina, niente, diceva bisogna saperla prendere per il semplice fatto che hai 3-4 giorni in cui vendi da morire, per cui studi 24 ore, devi arrivare sotto esame al massimo, perché dopo dopo è venuto fuori il Simpson, quello in bicicletta che è morto su Mamadou, che era pieno di anfetamina fino ai capelli, per cui hanno detto basta, insomma. E poi tutte le diete, insomma. No, per finire la mia domanda era proprio perché veniva sottolineato anche come coadiuvante della depressione, allora sì. Ecco, allora è in linea con quello che lei ha spiegato prima, anche l'anfetamina, è un, come si chiama, lei se prende l'anfetamina quando la presa non è che si sente depresso, anzi cioè, però subito dopo sì, crea una dipendenza l'anfetamina, che è una cosa da mandare via dopo che è una roba incredibile. Loro qua possono testimoniarlo. Quindi allora anche la cocaina è anche meglio. Più naturale. Questo viene presentato come farmaco. Però
sì, no, certo, certo. Era una distinzione. Lei è il signore che l'altra volta era su distinzione in acqua. Però, sa, gli effetti di questi farmaci qua, tipo le anfetamine, eccetera, insomma, in sé non sono effetti di tipo antidepressivo, insomma, sono effetti di tipo euforizzante, per cui non esiste. Poi bisogna vedere dopo cosa succede, insomma. Ma sta ben prima? Eh? Sto pensando cosa pensa, sto meglio prima dopo che penso. Sì, ma no, 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 ma guardate, sul cuore, sul se gli fa venire in aritmia, insomma. Cioè, bisogna stare attenti. Non è che. Cioè, certamente il metafenidato ha metafenidato che è la stessa roba. Il modafini, nel senso, cioè, ha dei grandi meriti, perché per i bambini è stata una cosa meravigliosa. Infatti prima dicevo giustamente, guarda che non te lo danno, non possono dartelo. Ok, non possono dartelo, però certamente lei può comprarlo sotto manco, eccetera. Però voglio dire, va a introdurre quelle problematiche, cioè il rischio non vale assolutamente la candela, insomma. No, ma comunque io resto su, il mio quesito principale era proprio come mai su questo ventaglio di potenzialità. Sì, posso darvi un consiglio? Posso darvi un consiglio? Non andate a leggere il bugiardino, non fatelo, assolutamente, specie per questi farmaci qua, perché ovviamente c'è di tutto, perché sono fatti dall'America, copiando dall'America, no? Quando abitavo in America, classe con la mia più piccola, c'era un bambino che tutto il giorno, lei aveva 9 anni, 10 anni, la quinta, insomma, giocava al un videogame portatile, siamo 20 anni fa e 30 anni fa, ok? Insomma, questo qui ha fatto una tendinite, ok? Ha fatto una tendinite, ci siamo? Sapete come è andata a finire? Che ha preso $300,000, perché sull'indicazione non c'era scritto che giocando tanto veniva fuori una tendinite. Cioè da noi ti avrebbero mandato al cambio immediatamente, loro hanno finito perché avevano stesso un po' di soldi. Cioè quindi. Perché è diversa la legislazione, però è una legge. Certo, ma quindi, cioè se non è scritta una cosa, se lì non è scritta una cosa, tu la puoi fare. Cioè sull'acqua c'è scritto no calories, no sugar, hai capito? Non dice, no, è acqua. Per cui. Loro devono scrivere qualsiasi cosa, non lo so, un altro caso clamoroso è quello dai del triathlon. Come si chiama triathlon? Laccio. No? So se sapete quello della casa Laccio, no? No. Laccio è una benzodiazepina, no? È una benzodiazepina questa qua che si prende per dormire. Ci siamo? La prendeva mia madre. Sì, no, mi ricordo. No, ma ancora adesso è molto venduta, eh? Allora, cosa è successo? Allora, questa qua è una benzodiazepina particolare perché insomma ci sono tanti recettori, lei va su tutto. Insomma, è successo che una signora, è un'infermiera anziana, udiva la madre, perché la madre era violenta, eccetera. Insomma, per farla breve, lei ha ammazzato la madre, l'ha strangolata. Ci siamo? Allora è venuto fuori un casino, eccetera, e naturalmente è venuto fuori che lei ha preso il sottoalcio e lei ha detto, perché ero sotto alcio? Sono andati avanti i processi e non processi, ovviamente l'alcio era della Hawaii, eccetera, le concorrenti ne hanno fatte di tutti i colori, alla fine per finirla la Hawaii è da ritorno, abbiamo capito, paghiamo e finiamo. È venuto fuori il casino da morire, per cui l'hanno tirata via per 4-5 anni in Inghilterra, poi l'hanno messa dentro la cena di questa qua, è diventata milionaria. Per cui anche là hanno dovuto scrivere attenzione, eccetera. Cioè nel bugiardino c'è scritto si può uccidere la madre. No, può vedere. Si può sviluppare una psicosi, la vedete. No, se i nostri figli però insomma. No, ma però sull'alcol non è scritto.
Guarda che se poi tuo padre, tuo figlio, tuo moglie. Sulla contrario, se uno compra l'alcol puro, sì. No, ma lui dice. Cioè, motivi, quando sei un po' bevuto puoi fare anche del male. Tu non puoi nemmeno la macchina, ho soffiato sotto tre persone. Ma sì, non ti dirò farmaco. Eh beh, non c'è un giardino. Ma c'è lui che vuole intervenire, no? Marcello, ma voglio dire, questa cura che comunque lei fa, perché mi incuriosisce un po', le dà un certo giovamento? Sì, c'è stata la coscia. Cioè, quello che mi pare è la stanchezza di fondo, insomma. No, ma sono andato dal dottor Cappellari, dalla professoressa Perin, dalla Ricchieri. Ah, magari forse può darsi che più che una stanchezza è quella che prova lei, sia una roba che si chiama anedonia, cioè gli manca un po'. No, ma è di divertimento. L'hanno definita distimia o depressione maggiore, insomma, i danni che vanno avanti con i farmaci, 30 anni con la psicoterapia. Marcello, non so, perché sembra se no, non so se queste cose le avete già. No, beh, sicuramente Marcello fa il mestiere che. Io sono ragnolo. Devi dire come stanno le cose. No? Eh sì, la forza. Qua invece. Anche se a volte. Cioè, ma non c'è la certezza. Adesso ci sono delle cose nuove. Adesso è l'ansia di impazzire per il loro di immagini. Sì, è vero, ma no, adesso. C'è da impazzire, cioè tac, risonanze che hanno migliaia e migliaia di immagini. Immagini, implicazioni, ma anche tanti sono da vedere, tutto, eccetera. No, no, vabbè. No, no. Meglio la pizzica. Molto meglio. No, lui è un musicista, Faccio il meglio per ovvio. No, no, volevo chiedere a riguardo, cioè nella scelta, io non so, ripeto, se, scusatemi perché io la scorsa volta non c'ero, quindi non so se può essere che ripeta le cose. No, già che tutti questi farmaci, parliamo di depressione, soffro anch'io di depressione, diciamo. No, soffro. Quando ti ho visto suonare non mi pare. Ha fatto un bellissimo, hanno fatto un bellissimo spettacolo qua che ha fatto un bellissimo spettacolo. Tanto l'arte di quel cazzo. Diciamo che sono chiuso così. Cioè, per il terapeuta, lo psichiatra, cioè, decidere il farmaco da dare non deve essere quello facile. Non è facile, assolutamente. Per capire, capisco che poi ogni sistema depressione, individuo ha il suo. Ma cos'è che fondamentalmente fa decidere più tutto per l'altro? Forse deve fare. Io veramente, come dire, non resisto nel momento in cui il signore in fondo ha detto, mi hanno detto che ho la distimia, la depressione maggiore, eccetera. Allora, qui c'è un problema di fondo che è gravissimo. Questo è il problema base della psichiatria italiana. Ok, però bisogna essere chiari, ne parlavo col collega. Parlare la depressione, no, è scorretto, anche dal punto di vista, come dire, clinico. Nessuno si permette di dire io ho la malattia al cuore, no, ci sono diverse forme cliniche, diversi tipi di patologie che si curano in modo diverso, che hanno esiti diversi, eccetera. Allora, se io sento con orrore ho la distimia, depressione maggiore, sono entità cliniche diverse, assolutamente, è come dire ho una malattia al fegato oppure una malattia al cuore, entità cliniche diverse, scusa.
Dopodiché, attingono a due ambiti diversi, assolutamente diversi, hanno prognosi diverse. Sì, il discorso, ad esempio, la mittal, no? Il discorso la mittal ha un senso non nella distimia, ha un senso in una depressione maggiore ricorrente dove dovrebbe essere efficace nella prevenzione delle ricadute depressive. Siamo però in mondi totalmente diversi, quindi signor, non so come si chiami lei, faccia chiarezza con uno psichiatra solo, di cui si può fidare, solo uno, non tanti, faccia chiarezza rispetto a, ma lei è distimico o depresso maggiore ricorrente o depresso bipolare? E lì entriamo in un altro mondo ancora. Cioè, insomma, in quattro mesi al fatto dei tigli mi hanno classificato depressione maggiore. La distimia è venuta fuori. Distimia è un'altra cosa. Signora, io non è che... Sì, no, voglio dire, allora, ha ancora una speranza, scelga solo uno psichiatra. Io vorrei fare notare un'altra cosa che è saltata fuori. Probabilmente ci sono tantissimi tipi di depressione, anzi sicuramente. Allora, dunque, quando ho cominciato, che sono andato a vedere i progressi di psichiatria, sono farmacologo, uno mi diceva una cosa e dicevo sì, ho capito cosa è la depressione, parlavo quello dopo, dicevo no, non ho capito, niente, perché questo me la racconta. E questo è il problema della psichiatria in generale. Gli americani sono diversi, nel bene e nel male. Ok, c'è un libro che si chiama DMS, in cui ti dice hai tutta una serie di sintomi, quando ne fai 5 sei depresso. Però non serve alla clinica, quel libro lì serve alle ricerche, questo è il problema grosso. Non è mica vero, loro lavorano in questa maniera, noi no, abbiamo un'altra, però siamo forse meglio. Siamo meglio perché veniamo da una tradizione europea. Non lo so, però... Sì, diversi, sono più complessi. Però meglio non lo so. Da 3 anni dirigo un SPDC a Verbania, sì. Sulla Lago Maggiore, in Piemonte. Ho lavorato sempre nel territorio, però, fino a 3 anni fa. Finiamo il discorso. Sono cose diverse, cioè il lavoro è molto semplice. Allora, anche 15 giorni fa che è stata giù una collega americana, anche con la psichiatra, lei rimarcava, sì, va bene per carità, perché fare tutti questi casini. Cioè, vado in base ai sintomi, ok? È una depressione, adesso che dico notati di qua e di là. Allora vado a prendere i farmaci non sono tutti uguali, ok? C'è chi mi blocca una cosa, chi me ne blocca un'altra, chi mi fa tornare su questo, chi mi fa tornare. Ecco, in base ai sintomi che mi ha detto, cerco di vedere qual è il vestito migliore che posso fare, anche se so benissimo che non riuscirò a prendere tutto. Ci siamo? Sì. Loro lavorano così, bene o male. Noi, lei vi ha esposto come lavoriamo in Italia, un po' meno nell'Europa del Nord, eccetera, che lavorano più sul sistema americano. Sì. Qua vai da lei ti fa una diagnosi, vai da un altro, eccetera. Giustamente la collega diceva, non cominciare ad andarne a 4, perché avrei 4 pareri diversi, ma questo riguarda solo il sistema nervoso centrale. Ci siamo? A parte cose, eccetera, se andate per qualsiasi stupidaggine abbiate bisogno, andate da uno e dice una cosa, da un altro dice un'altra, un'altra ancora, eccetera. Questo. No, mi verrebbe da dire che tu corretto con l'americano. È un altro sistema. Non è più corretto il pratico. È un altro no. Dire che è più corretto, cioè, abbiamo tutto l'aspetto fenomenologico, cioè l'aspetto, certo, che stai. Non l'hai accennato, se fa. Assolutamente, io ti dico. Il farmaco è una delle cose che si possono fare. Una volta però. Siamo d'accordo. Ok, ci siamo. Il farmaco mi serve per tirar via un po' di sintomi. Con vari farmaci. Il nostro mentore era Bornia, per capire un po' così diamo un nome, cioè noi veniamo dalla scuola di notte.
provare, eccetera, eccetera. Borgna sostanzialmente condivideva, avrebbe detto la stessa cosa, il farmaco va usato in un contesto che contiene la parola, la relazione, la famiglia, la tribù. Per cui siamo assolutamente d'accordo. Poi c'era, chiaramente... C'era quella signorina che aveva alzato la mano e poi la Lina che aveva alzato la mano. Scusa Andrea, eh. Niente. Io sono d'accordo. Sei falangiologa, però la scelta del farmaco è molto più soggettiva nell'ambito, nell'area psichiatrica che non negli altri ambiti. Se io devo scegliere un antipertensivo, devo analizzare le caratteristiche di quella ipertensione in quel soggetto. Perché non si può fare anche in ambito psichiatrico? Bisogna fare. No, è diverso l'ambito. Quindi, è certo che è diverso, però non posso ritrovarmi con persone che uno non sanno nemmeno chi gli abbia prescritto l'antidepressivo o l'antipsicotico. La benzodiazepina, cioè io credo di avere 8 pazienti su 10. Non ricordano quando l'hanno presa, perché l'hanno presa, il medico che gliel'ha prescritta, non sanno esattamente il dosaggio. Quindi è un ambito farmacologico molto difficile da affrontare anche da altri ambiti specialistici. Allora, però per ripetizione, la cosa è abbastanza semplice. Sì, di solito sono primitive, cioè. Non so da cosa dipende. Sì. Vabbè, dai, là. Però ho delle categorie. Certo, però insomma, anche la mode, però ormai mi pare che qualsiasi ipertensione o lo trattano con sartano, lo trattano con l'acido inibitore, ci aggiungono un diuretico. Sì, ma no, tipo, non posso dare un calcio antagonista in chi ha già un edema linfatico primitivo perché lo faccio scoppiare. Certo, ma chi è che dà un calcio antagonista? Chi è associato spesso, in chi ha bisogno comunque di una base di dilatazione di un certo tipo, viene associato spesso. Ma questo in ambito psichiatrico si fa molto poco, cioè c'è più una individualizzazione della scelta. Secondo me è una moda. E non so se sia un bene o male. Secondo me è una moda. Ma qui in Italia? Sì. Per quello che dicevo, non migliore, peggiore, eccetera. Sì, sì. Cioè, in America hanno un punto di riferimento che poi... hanno un punto di riferimento per far diagnosi. È una depressione. Ok? È una depressione maggiore. Di solito loro lavorano così. Ok? Ci siamo. Adesso, come mi comporto? È una depressione caratterizzata tra ansiosi, da, che ne so, da dormono poco, eccetera, allora aspetto, porto tutti quanti, vado a vedere chi interferisce con questo, mi arrivo a questo, e si prova, giustamente. Ci siamo, perché, finiamo, scusa un attimo, guardate che ci stanno prendendo in giro da morire, perché quelli che funzionano meglio sono ancora i triciclici. Quelli che funzionano meglio sono ancora i triciclici. Se dopo andiamo a considerare gli effetti collaterali, questo è un altro discorso. Ci siamo? Ok? Guardate che i triciclici funzionano sui 60-70. Ok? 60. Gli SSRI e compagnia funzionano sui 50. Non di più. Ci siamo? Il placebo funziona sui 30. Ci siamo? Ok? Allora, per dimostrare che 50 SSRI è meglio di 30, ci vogliono gli statistici che sono la fine del mondo, che sono gente che può essere che non lavora all'università, perché lavorano troppo poco, lavorano per le cose farmaceutiche. Ok? I lavori saltano fuori così. Ci siamo e dopo, ovviamente, viene messo in commercio e vediamo. Allora, c'era Carina, poi tu voleva dire qualcosa? No, sentiamo Carina allora. Sì, allora io stavo riflettendo dentro di me su una cosa. Allora io penso che, vabbè, prescrivendo un farmaco tu vai a controllare qualcosa, no? Generalmente. Certo. Con gli psicofarmaci tu realizzi un po' il sogno proibito, cioè vai a controllare un comportamento alla fine, non è che vai a
controllare biochimicamente una piccola cosa o una piccola disfunzione di qualche organo, cioè tu vai a compromettere il comportamento di una persona che interagisce con gli altri, cioè una cosa molto più complessa, no? E siccome noi per esperienza cognitiva penso che siamo un po' portati a voler controllare le cose intorno a noi, perché come esseri umani in questa condizione viviamo, non possiamo far finta di niente. Ora io mi chiedo che rapporto c'è tra la persona che può prescrivere un farmaco che va a controllare il comportamento di qualcun altro e la propria, come dire, la propria tensione verso il controllo, cioè se ha uno strumento in mano che può, però deve farci riflettere su come noi vediamo la realtà, no? Non solo sugli altri, sicuramente la questione biochimica, la questione della ricerca,